Bella ragazzi, sono Mediaval e oggi mi sentite sul canale di Mr. Karati perché mi ha proposto di fare una serie di Prototype 2 sul suo canale. Non tratterò tutto il gioco, farò una parte del gioco, farò tipo 10 episodi, ognuno lungo una mezz'oretta credo. E ci divertiremo insieme, vedremo più o meno l'inizio, un pochettino vedremo di cosa parla Prototype 2, qual è la storia di questo gioco, la trama. Questo qua è James Heller, il protagonista del gioco, che non so, cioè io so già dove si trova, so già il finale del gioco perché l'ho già finito. Infatti ho deciso di fare la nuova partita più, ovvero avrò tutti i poteri della mia vecchia partita. Capito ragazzi? Quindi io già mi vedete potente in pratica, ecco, questo è quello che volevo dire. Ecco gli infetti. Lista 1-1 in movimento, arrivo stimato in 2 minuti, mantenere la rotta. Ci troviamo all'interno della zona rossa, ovvero la zona è non popolata da umani, perché sono tutti infetti. Lasciamo queste stronzate sulla zona rossa alla Blackwatch. Merda, vorresti lasciare una missione di pattugliamento a quegli assassini? Farebbero saltare in aria questa dannata città. Cioè, vuoi dirlo forte, amico? Ecco qua, la macchinetta. E il nostro Alex Mercer. Sarà stato sicuramente Alex Mercer, chi sarà? Alex Mercer è il protagonista del Prototype 1. Di Prototype 1. E devo dire che mi sono molto affezionato ad Alex Mercer nell'1. Adesso infatti combattere Alex Mercer con James Heller è davvero difficile. Non vi dico il finale perché io l'ho fatto, però vi giuro è stato bruttissimo. Cioè bello il finale, magnifico il finale, però è stata dura l'ultima missione, ecco. Vediamo qua i nostri compagni soldati che sono morti. Questa è la zona infetta. Vedete, zona rossa, completamente tutti morti, non c'è un umano vivo. E verso la fine del gioco ci potremo andare nella zona rossa. Vedremo che cos'è, com'è. Sto verificando. Eccolo lì. Lui è Mercer, il protagonista dell'1. Guardate. Porca puttana. Alex Mercer. Alex Mercer? Oh merda. Red Crown, abbiamo Alex Mercer nella ZR, griglia 3-4. Ripeto, Alex Mercer nell'area ZR. Heller rimane la bocca aperta perché vede sto carro armato che con una mano lo... Stiamo inviando dei rinforzi alla tua posizione. Non ingaggiare Mercer. Red Crown, attenzione. Non sono della Blackwatch, cazzo. Non muore così Mercer, mi dispiace. Eccolo qua. Quella lì è la foto. Adesso la vedremo, la foto di sua figlia. E grazie a questa foto lui, Heller, si rialza e si fa coraggio. Ecco, guardate come combattono. Questo è proprio l'inizio, già all'inizio combattono. Heller ragazzi è potentissimo, ve lo dico. Cioè già da non infetto, vedete, riesce quasi a essere a livello di Alex Mercer. Sarebbe già morto Mercer se non avesse il virus. Accoltellato alla gola, pugnalato alla schiena, alla pancia. Sarebbe già morto. Ok. Qua iniziamo a guidare il nostro personaggio James Heller. Vedete lì Alex Mercer che si fa, ci attira, ci fa si lascia seguire. Questi sono gli uccellini infetti, mamma mia ragazzi. Diciamo che per fortuna non si vedono tanto nel gioco. Verso la fine si vedono una volta sull'elicottero, però. Credi che non ti seguirò fin lì. Dai, corri. Un po' lento ora che non c'ha il virus, però. O così corre un umano normale, non è che. Morto. Poverino. Andiamo. Non voglio sapere che cos'era. Mercer!
Non provare a scappare! Serpente Heller sta continuando al territorio della Blackwatch. Mantenga la posizione. Il veicolo di trasporto sta arrivando a... Ecco qua. Questo qui è James Heller, è quello che ha buttato giù l'elicottero, ovviamente è Alex Mercer. Guardatelo là. Hai finito di fuggire? Cosa? Aia. Ok ragazzi, dobbiamo cercare di scattare, come avete visto. Questo qua è un Goliath, ovvero un mostro gigante che probabilmente controlla Alex Mercer. Io ancora non ho capito nella storia, però verso una delle missioni finali vedremo appunto Alex Mercer che comanderà il Goliath per distruggere, per far diffondere un gas. Non vi dico che gas, che tipo di gas è. Ok, vedete il Goliath, è proprio una bestia sto Goliath. È lì dietro. Speriamo non butti giù il palazzo. No, non lo butta giù. Non vedo fare una cosa così. Però dovrebbe arrivare un bruto, se non erro. I bruti sono i cacciatori. Adesso lo vediamo, eh. Eccolo qua. Qua devo, ovviamente, combatterlo. Premere X velocissimo, perché sennò mi mangia. Ecco qua. Ok, ucciso, ragazzi. Sta alla larga da me! Direi che l'inizio di Prototype 2 è davvero molto entusiasmante, cioè veramente mi... Quando l'ho iniziato per la prima volta ho detto che figata, oh. Veramente mi ha colpito all'inizio. Seguiamo un altro filmato, io mi muto ragazzi. Ok ragazzi, è finito il filmato, adesso se non erro ci ritroveremo catturati da un dottore, Koenig si chiama questo qua, questo vecchiettino qua. Ecco, come vedete ci stanno torturando, diciamo, vedete, proprio ci squartano. Ci vogliono testare, vogliono fare degli esperimenti sul nostro corpo. Nessuno dovrebbe sopravvivere. Vediamo. Il sistema è in preda al virus. Per questo dovrai compiere gli esperimenti, dottore. E se non gradirai i risultati, colonnello Rux, cosa fai? Heller è proprietà della gente. In emergenza, bruciate la stanza. Bruciare la? No, assolutamente no. Questa cavia è inestimabile. Il colonnello ha detto di bruciarla, ed è quello che farai. È ora di iniziare. Ecco qua. Vedete, ci stanno letteralmente, ecco qua, torturando. Fate molta attenzione perché l'inizio è davvero molto molto bello. Dove sono? Ma che cazzo succede? Ah, ovviamente sto giocando in live, ragazzi, Ecco qua i nostri infetti affamati. Fatemi uscire da qui! A tutto è necessario, dottore. Colonnello, la prego. Dobbiamo sapere il più possibile sul soggetto. Ehi, ti sento, sai? Altri infetti. Mio Dio.
Vedete ragazzi, veramente James Heller, una volta che prende il virus, io già il virus ce l'ho dentro ragazzi, il virus già è dentro di me, vedete quella, questa cosa sulla schiena? C'ho il virus io. Ecco ragazzi, adesso cercheranno di darci fuoco. Ecco fatto, bruciati. Siamo già morti. Ecco ragazzi, siamo morti, è finita. Questa ragazzi è una scena bellissima, guardate Vedete ragazzi, ecco fatto. Mi sono mangiato quello là per diventare, per riacquistare le mie sembianze. Che cazzo mi ha fatto? Vedete? Adesso me li mangio tutti, così posso ricaricare la mia salute. Vedete, io ho già dei poteri. Ancora non li tiro fuori perché sennò. Chiudo il becco, dottore. Fate evacuare tutto il personale non necessario. Serve un perimetro di difesa su questo edificio. Ecco, guardate ragazzi, eh. Ah no, non me l'ha fatto fare. Pagherete per questo. Vabbè, dai. Guardate. Merda. Ecco fatto. Questi qua sono dei poteri che si acquistano dopo nel gioco. Adesso devo afferrare il tavolo e lanciarglielo contro la loro, guardate, eh. Pam. Ok. Pronti? Ok. Ma che diavolo? Che diavolo è quello? Ciò per cui eri destinato. Ciò per cui ti ho scelto. Che cosa cazzo mi hai fatto? Ti ho iniettato il virus Mercer. È così che lo chiamano, giusto? Lo stesso virus 2 anni di fila. E la stessa Blackwatch qui a salvare New York. Sveglia, Heller. Non si tratta di un'epidemia. È un test di bioarmi. Progettato dalla Gentech, controllato dalla Blackwatch e attribuito a me. E ora questo soldato te lo dimostrerà. James Heller, fanculo. Ti presento il tenente della Blackwatch, Mark Simon. Fanculo. Non lo porti. Lasciati guidare. Lascia che la verità emerga. L'interferenza di Mercer nella detonazione di New York era già abbastanza. Non può restare in libertà. Oh, teme che possa sputtanare le cose ancora di più? Ero nella squadra della Gentech che ha sviluppato il virus, Simon. Nel 1964. Non rovinerà il lavoro di una vita. Cos'era quello? Ogni essere vivente che consumi ti rende più forte. Prendi la sua forma e i suoi ricordi. Ti ho ascoltato parlare. Ho visto quella cosa strana del virus. Ma non ho visto nulla che mi abbia convinto a crederti. No? Ti hanno tradito, Heller. Ti hanno sbattuto in una gabbia con gli infetti affamati. E hanno cercato di bruciarti vivo. Non ho rilasciato io il virus. E non ho ucciso io tua moglie e tua figlia. Dunque cosa vuoi? Vorresti combatterli? Voglio distruggerli. La Blackwatch, la gente, che è il loro virus. E voglio il tuo aiuto. Ma prima c'è una cosa che devi fare. La gente sta facendo esperimenti con il virus, creando creature infette di ogni tipo. Ti serve quel DNA. Quando sarai pronto, ti troverò.
E per amor di Dio, amico, mettiti qualcosa addosso. Ok ragazzi, ora ci ritroviamo con James Ellery, più pro di tutti, con questo vestitino che è troppo bello. C'ha troppo stile James Ellery, raga. Allora, ok, adesso ci ritroviamo liberi. Se non erro dobbiamo già... Boom. Possiamo già girare, se non dico cavolate. Ok. Ok ragazzi, questa è la zona gialla, ovvero una zona in parte infetta e in parte no. Una zona, diciamo, non del tutto sicura, ecco. Ok, adesso vedete che fine fa questo qua, eh. Adesso sono sotto allerta, vedete quel coso rosso in basso a sinistra? Ora premo B e me lo consumo, ovvero me lo mangio. Vedete, l'ho assimilato. Ok ragazzi, adesso devo... Aspettate, fatemi selezionare dei poteri, va? Ok, ora se io faccio così... Sì, ho già i poteri, perfetto. Fatemeli togliere. Aspetta. Sfuggiamo da questi maledetti. Ok, adesso cambio. Vedete, ho assunto la forma di quel dell'ultimo che ho assimilato. Questo gioco, ragazzi, davvero è fatto benissimo. Io lo amo. Ok. Ok. Mi serve una posizione rialzata. Devo scoprire dove sono. Vedete ragazzi, io sono già molto potente. Cioè, ho finito il gioco, avevo tutti i poteri sbloccati. Adesso... L'esemplare è nero, calvo, di circa 35 anni. All'ultimo avvistamento indossava una giacca di pelle ed è estremamente pericoloso. Se avvistate il soggetto siete autorizzati a far fuoco, passo. Provate a trovarmi, pezzi di merda. Ok. Aspetta un attimo. Conosco questo quartiere, quella è la mia chiesa. Chissà se c'è ancora Padre Guerra. Mi farebbero bene un po' di consigli spirituali. Che salti che faccio, raga. È impressionante questo gioco. Farle del male. James. Questa sì che è una storia. Ma non so perché sei venuto qui. Perché lei sa molte cose, padre. Ascolta la gente. Sono qui perché mi serve il suo aiuto. Già. Ho sentito molte cose. Quasi tutte brutte. L'infezione ha colpito tutti. Ho cercato di aiutare. Ho fatto tutto quello. Ma poi è arrivata la Blackwatch. Cosa hanno fatto? Hanno radunato quelli sani. Li hanno chiusi nei campi. Li hanno infettati. Messi in gabbia insieme ai mostri. Alcuni vecchi amici e io. Noi abbiamo cercato di liberarli, ma ci hanno presi e... Non si scherza con la Blackwatch. Le dimostrerò il contrario. Ok ragazzi, eccoci qua, finito il filmato. Se
quello che dice Mercer è vero, dovrò controllare la gente che la Blackwatch. Ora ragazzi, guardate cosa faccio, siete pronti? Non so come si chiamano, ma ci sono due comandanti. Pronti ragazzi, adesso faccio una cosa fighissima. James. Guardate, casino, ok. Padre, pronti? Se la Blackwatch ha creato bomba biologica, allora guardate. Maya e Colette, tu cosa faresti? Dimmelo. Fai attenzione. Quant'è figa. Ragazzi, che cos'era quello? Ora ho anche le visioni, cazzo. Non è divertente. Perché lampeggia tutto? Diciamo che è una specie di Spider-Man. Avete presente quando faceva quei salti? È una bestia. Saltiamo qua i filmati, perché sennò veramente non giochiamo più. Sonar virale. Sì, hai un sonar virale. Istinto del cacciatore. Eccolo qua, vedete? Ok, vedete? Quindi quando ritorna il colore normale, c'è un cerchio. Al centro di quel cerchio c'è il tipo che dobbiamo cacciare. Minchia. Il bersaglio è osservato. Sai cosa ti dico allora? Che non me ne sbatte un cazzo, io lo afferro e me lo consumo. Ok ragazzi, vedete? Adesso ho assunto la sua forma. Questo video lo possiamo pure vedere e poi stoppo la serie. È il dottor Koenig. La compassione che ha dimostrato per Eller non era professionale, era nauseante. Anche fosse, non è un argomento di cui parlare di fronte a dei soldati semplici. Merda! William, che cazzo ti fai al centro di comando? Torna alla tua postazione! Ok, esci dall'allerta. È quel vecchio tizio della Gentech che mi usava come cavia. Me ne occuperò più tardi. Prima devo seminare. Ok. Viper 2, qui è Rattler. Viper 2, vieni. Merda. James, hai trovato i comandanti? Ne ho trovato uno, l'altro è scappato. Non so dove potrebbe essere. Non preoccuparti, ho qualcosa che mi aiuterà a trovarlo. Viper 3, qui è Rattler. Perso contatto con Viper 2. Finiamo la missione, ragazzi, Vi faccio sentire intanto ogni tanto le cose radio perché sono importanti. Quindi... ah, ok. Ok. Quindi ragazzi, sicuramente è verso di là, vedete? Ora non riesco a vedere il bersaglio, però almeno ho visto da dove viene l'impulso di ritorno. Viene dalla mia destra ora, quindi... adesso andrò a raggiungere una posizione molto elevata per vedere addirittura il bersaglio. Ecco fatto. Ok. Ok, vediamo da dove arriva, Arriva da là, vedete? Proviene da destra, quindi dovrebbe arrivare da là. Vedete? È là in mezzo, lo vedete? È sul ponte. Quindi andiamo direttamente ora sul ponte. Mi camuffo da soldato. Funziona. Ma cazzo, funziona. Non c'ho bisogno di planare, salto come i matti io. Forza ragazzi, svegliamoci. Dovrebbe essere lui, sì, è lui. Fatemi vedere. Sì, è lui. Ok, consumato. Avrei voluto uno di questi cosi nel... Ecco fatto. Koenig avrà una bella sorpresa se crede che il colonnello Rux sia solo un burocrate. Cazzo, tenente, lo so. Una sera il mio vecchio caposquadra si è ubriacato e ha attaccato briga col colonnello. Pare sia ancora in ospedale. Mangia con la cannuccia. Forse stava dando aria alla bocca come fai tu. Mostra un po' di fottuto rispetto. Colonnello Rux,
È quello che ha cercato di ammazzarmi nel laboratorio. Beh, vediamo se riesco a trovarlo. Pare di no. Non ho ancora idea di come funzioni questo coso. Ah, merda. Direi che dobbiamo scappare. Locksmith qui, catapult 2-4. Ingaggi i nemici sul ponte. Corri, corri, James. Ok ragazzi, come potete vedere abbiamo finito la prima missione. Direi che possiamo pure salvare qua, stoppare qua il primo episodio. Un saluto da Medieval e al prossimo. Ciao ragazzi!